Io sono Chiara Bolognini e sono la facilitatrice di questo World Café. In pratica vi presenterò un po' quello che è il lavoro che voi dovrete fare e sarò a disposizione per facilitare la vostra esistenza e se riesco a facilitare la vostra poi spero di facilitare anche la vostra. Detto questo, cosa facciamo oggi? Allora, innanzitutto, come sempre si fa quando arriva qualcuno a casa, intanto rivedo degli amici che sono venuti e che saluto e ringrazio per la costante partecipazione, vi faccio fare un giro di presentazione dove dite nome e cognome e anche la realtà che rappresentate, quindi un'associazione, un ente, un'istituzione, oppure l'altra volta c'era un cittadino, dice io sono un single cittadino, va bene, perfetto. Mi piacerebbe, come suggeriva anche prima una nostra gentile collega che è tornata, anche potervi dare più tempo per illustrare la vostra attività. Questo non è possibile perché abbiamo dei tempi molto serrati, però ciò non toglie che quando ci sono dei momenti di pausa, sorseggiando un caffè, potete fare rete tra di voi e scambiarvi contatti utili. Quindi partirei dal signore alla finestra. Senza microfono? Senza microfono, sì, loro sì. Io mi chiamo Paolo Bruzzi. Sono il presidente del Consorzio Microtanio, che è una struttura cooperativa di ricerca privata, ovviamente, collegata con l'associazione di categoria che è il mondo della produzione in pesca. Grazie. Ecco, anche lei è tornata. Sì, anche tu, darò del tuo certo. A tutti, va bene? Io sono Carla Creo, sono una biologa e ricercatrice all'ENEA, con il mio di ricerca, in particolare sono del Dipartimento che si occupa di sì. Buonasera a tutti, Cristiano Mito, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Patria Costa. Sonia Manzo, biologa dell'ENEA, in particolare sono ecotossicologa. Io sono Rosella Di Trovato, sono una docente del liceo Montano di scienze e quindi sono particolarmente coinvolta in questa attività, in questo progetto. Sì. Corrado Battisti e lavoro come responsabile di una piccola area protetta che sta sul mare, che riceve montagne in plastica e poi facciamo un sacco di cose in tal senso. Qua in campo proprio. Torre Flavia, valore di Torre Flavia, sono grazie. Io. Prego, buona. Buonasera, buonasera. Io sono Federica Tommasi, lavoro all'Istituto Superiore di Sanità e del Dipartimento Ambiente e con questa prevenzione primaria mi sono occupata del Marine Litter. Per il ruolo istituzionale che noi abbiamo come rappresentanza presso l'OECD nel Working Party on Resource Productivity and Waste, che si sta occupando anche ovviamente a livello mondiale fra i suoi partecipanti di questa tematica che è stata implementata con una serie di documenti che vengono condivisi e su cui noi esprimiamo anche il nostro parere. Ovviamente, dal punto di vista ovviamente sanitario, ecotossicologico, tutti gli aspetti che a livello ambientale ovviamente dobbiamo contemplare. Grazie. Buonasera, io sono Lorenzo Fortino, sono un ingegnere ambientale, sono da una parte per un interesse personale, dall'altra sono qua di contratti, mi sto occupando di contratti di fiume, quindi è simile a sì, molto utile. Io sono Alessandra Nasti e lavoro per il CIRSP, che è il Centro Italiano di Ricerca e Studi per la Pesca. È una cooperativa, quindi fa parte del settore privato. Anche io, come il collega Paolo del Consorzio Mediterraneo, lavoro in questo ente di assistenza tecnica all'associazione di categoria della pesca e dell'acquacoltura. Grazie. Io sono Andrea Lucia, ricercatore CNR di Oristano, dell'Istituto dell'Ambiente Marino Costiero. Mi sto occupando da diversi anni di marine litter, sia per la strategia marina e anche per i progetti europei che sto seguendo. Grazie. Prego. Io sono Eleonora De Sabata, sono qui per Merchat, ma sono qui per un progetto europeo live sul marine litter proprio, che si chiama Clean Sea Life, www.cleansealife.it, per cui per i prossimi 4 anni ci occuperemo di questo e sarebbe molto interessante per me parlare con tutti, ma poi lo faremo dopo. Salve, io sono Sabrina Mancini, lavoro in Regione Lazio, esattamente la direzione risorse idriche e difesa del suolo, però in realtà oggi sono qui per l'Istituto Italiano di Project Management e quindi diciamo come esperta di gestione di progetti, ecco. Bene.
E Tarenetti lavoro in due associazioni, una seguo come responsabile di progetto educativo sul nutrimento della plastica in mare, invece un'altra è legata alla pesca, insomma, agli impatti della pesca. Grazie. Cristiano Casatina, architetto, mi interessa di dune costiere, faccio progetti lunari, quindi preparo io le piante in vivaio e le metto a dimora. Vengo da una storia decennale con l'associazione Fare Verde, che è stata sicuramente una delle prime a fare giornate ecologiche di sensibilizzazione, cioè 25 anni di storia sui rifiuti marini. L'ultima domenica di gennaio si fa il mare d'inverno, ormai da 24-25 anni. Grazie. Mi sembra che oggi abbiamo proprio in tutte le città in cui ci sono gruppi locali, www.fareverde.it, c'è cioè poi per tutti quanti le situazioni. Grazie. Presentati. Faccio così con lei perché già la conosco. Ah, io? Io sono Giovanna Dante, ho lavorato diversi anni nella pianificazione territoriale, anche applicata al mare su SIC e ZPS per una società che si chiama AgriConsulting, e poi sono da circa 10 anni, un pochino di più, libera professionista, lavoro prevalentemente per la Commissione Europea nella valutazione di progetti europei applicati al mare o meno per vari linee di finanziamento. Perfetto. Allora, adesso che cosa facciamo? Adesso intanto abbiamo un'introduzione a cura del CNR, perché sono state 3 giornate introdotte dai 3 diciamo enti partner che sono APRE, ISPRA e CNR. Questa è la giornata appunto che viene aperta dal CNR, quindi io lascio la parola a una loro presentazione introduttiva sul progetto e poi andiamo a vedere come funziona questo World Café e cominciamo a lavorare. Ah, Francesca, ve lo dico subito, è il tempo, quindi lei con la campanella suonerà un po' di... Si sta connettendo con gli studenti. Stiamo connettendo con la classe. Adesso dicono che mi sta già terrorizzando. Ogni tanto. Però non avete detto niente di... Allora, diciamo, il seminario partecipativo, cioè, partecipativo nel senso che non faremo noi una lezione, ma sarete voi, diciamo, a dirci le vostre idee, le vostre opinioni sul tema, sarà quello dei rifiuti marini dal mare al nostro piatto. Diciamo che oggi è un tema abbastanza rilevante, perché quando mangiamo pesce non sappiamo esattamente che cosa mangiamo, perché ci sono tante microplastiche che vengono disperse in mare e il grosso rischio è di acquisire queste microplastiche. In pancia, sì. L'obiettivo, diciamo, questo seminario si impara all'interno di un progetto che è il nome Marina, quindi voi già che hanno partecipato nei giorni scorsi ormai lo conoscono, ed è una piattaforma di condivisione di conoscenza marina per federare le comunità di ricerca responsabile e innovazione. Perché? Perché pensiamo che attraverso una ricerca responsabile e un'innovazione responsabile possiamo facilitare la soluzione di questi problemi. Quindi possiamo facilitare la soluzione appunto delle plastiche che invadono le nostre coste, che vengono mangiate dai pesci e così via. L'idea è quella di creare dal basso una comunità, cioè quindi il progetto si propone all'interno di vari paesi europei di creare dal basso una comunità che da un lato diciamo, presenta le problematiche di propria conoscenza, dall'altro spinge anche, diciamo, noi ricercatori, ovviamente quelli che si occupano di questi settori, ad una ricerca più responsabile, cercare di comprendere quali sono tutti i potenziali impatti che la ricerca può avere. Oggi ci sono tra l'altro delle sfide enormi
rispetto a questa tematica. Pensiamo per esempio alle nanotecnologie. Già le microplastiche creano problemi, se noi cominciamo ad utilizzare i nanomateriali in qualunque tipo di prodotto, in qualunque tipo di ambito, quale sarà l'impatto futuro dei nanomateriali? Quindi diciamo la sfida è molto grossa, perché? Perché la ricerca in alcuni settori sta andando verso delle tematiche che sono molto delicate anche per il rispetto dell'ecosistema. Il progetto comprende 14 partner. Il progetto comprende 14 partner distribuiti in tanti paesi europei, in 10 paesi europei, più ci sono dei vari partner associati. Che non vedo tutto il video, ragazzi. Ok. Perché diciamo, è stato presentato questo progetto Marina? Perché diciamo, sostanzialmente noi vogliamo che le nuove innovazioni rispondano alle vostre necessità, quindi attraverso questi MML workshop devono emergere quali sono le necessità appunto dei cittadini, delle organizzazioni che lavorano con il mare, delle associazioni ambientaliste, appunto anche del decisore politico, quindi di che cosa vuole, diciamo, delle informazioni che il decisore politico ha bisogno. E vogliamo anche che questo processo di ricerca diventi trasparente per tutti, quindi anche con tutti i rischi collegati. Poi che questi risultati di ricerca favoriscano la sostenibilità ambientale, cioè quindi che non ci sia semplicemente un'idea di profitto, ma comprendere quanto è sostenibile le soluzioni che vengono proposte e anche e soprattutto a lungo termine, perché molto spesso certe soluzioni che a breve termine sembravano delle invenzioni, delle soluzioni estremamente innovative, poi si sono rivelate un rischio enorme per la salute dei cittadini. Importante anche le questioni etiche di genere che siano tenute in conto in tutte le fasi del processo di ricerca. Inoltre diciamo, la scuola è collegata proprio perché questo processo deve essere, diciamo, deve coinvolgere fin dall'inizio il nostro sistema educativo, in modo tale che preparino meglio i futuri ricercatori e innovatori, ma anche i futuri cittadini. E soprattutto diciamo, il cuore del progetto è proprio questo termine RRI, ricerca e innovazione responsabile. Perché? Perché le implicazioni della ricerca a volte non sono prevedibili nel momento in cui uno fa una ricerca, ma sono gli effetti a volte si possono vedere solo a lungo termine. L'importante è che questo processo, diciamo questo processo di analisi del potenziale impatto sia adeguatamente analizzato nel momento in cui la ricerca viene portata avanti. Quindi che cosa viene fatto all'interno di questo progetto? All'interno di questo progetto noi abbiamo innanzitutto il tipo di evento al quale state partecipando, cioè Mobilization and Mutual Learning Workshop. Verranno fatti tanti di questi workshop, cioè a livello europeo, e in questi workshop sentiremo la vostra voce, le vostre necessità, il vostro contributo. Verranno create delle traveling exhibition in tutta Europa, in cui sostanzialmente i principali risultati verranno anche portare a conoscenza dei cittadini, verranno definite delle linee guida e buone pratiche per la ricerca e innovazione responsabile e poi diciamo una... Allora adesso... Sì. 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 Sì.
Certo. Allora, il tempo è scaduto, adesso noi faremo un portavoce per ogni tavolo che viene semplicemente a leggere le tre idee, le nove idee che avete partorito. Prima però vorrei leggere quelle che ci mandano dai piani alti i ragazzi del liceo Nomentano, che ringraziamo sempre per la loro attiva partecipazione e per poi la scelta che faranno di essere tutti dei ricercatori. Allora, la prima idea è usare metodologie partecipative tra tutti gli studenti a scuola per aumentare l'educazione ambientale. Quindi ragazzi, World Café a manetta anche nelle scuole. Andiamo temerari e via. Organizzare laboratori didattici con incontri con esperti. Bene. Maggiori finanziamenti per la costruzione di strutture di raccolta. Io farei un applauso a questi ragazzi. Grazie, grazie. Oh, allora, tavolo arancio, le nove idee che ha. Allora, l'arancio ce ne ha 8. 8 idee, beh, quelle che sono. Dico io? Sì, sì, vedo. Quelle che sono uscite fuori. Allora, per quanto riguarda il primo punto, che era quello pertinente alla ricerca, noi proponiamo di soprattutto di fiscalizzare la ricerca per le industrie che vogliono spendere sull'argomento. Poi contemporaneamente adozione di un sistema premiante per le aziende virtuose, invece aziende che nel loro ciclo di smaltimento dei rifiuti sono virtuose, e contemporaneamente aumentare le risorse per i giovani ricercatori, sia per quanto riguarda la ricerca pubblica sia per quanto riguarda la ricerca privata. Bene. Invece, per quanto riguarda il secondo punto, la scuola potrebbe diventare un modello di buona pratica. Per esempio, all'interno delle scuole, dalla scuola d'infanzia fino alla scuola superiore, la scuola potrebbe diventare un modello di microcittà in cui ognuno ha i propri ruoli, quindi produzione, raccolta, e soprattutto, per esempio, per le scuole più grandi, la raccolta differenziata nelle scuole, che non in tutte le scuole, dice Nomentano la fa. Beh, prima un ragazzo ha detto, gli ho detto, io, ma siete bravi, gli ho detto, ma noi siamo del Nomentano. Noi abbiamo. Io ho detto, scusate. Noi in succursale abbiamo i contenitori per la raccolta differenziata, e viene l'AMA a raccogliere, quindi abbiamo i contenitori separati per la raccolta differenziata delle scuole. Poi, un riconoscimento con certificazione delle scuole più virtuose, in maniera che i ragazzi capiscano questa cosa premiante, e poi degli eventi invece per i ruoli attivi della cittadinanza, quindi al di fuori delle scuole, per tutti quanti, per sensibilizzare. Per quanto riguarda il terzo punto, proponevamo di uniformare la legislazione europea per incentivare il phishing for glitting dappertutto. Poi anche quest'altra cosa, dare la possibilità ai pescatori che raccolgono dei rifiuti, se questi rifiuti sono riciclabili, per esempio delle plastiche, di venderli. L'economia c'è una cosa premiante. Perfetto. Bene, tavolo verde, green table. Scrivi copyright, no? Allora, noi per la prima abbiamo previsto risorse economiche per sviluppare la ricerca applicata su materiali, sui materiali alle aziende con progetti finanziati con fondi europei, disincentivare l'utilizzo della plastica aumentando i costi al consumo e basta. Sulla 2, percorsi educativi nelle scuole esperienziali con coinvolgimento nelle campagne anche di pulizia. E poi incentivare i supermercati o comunque insomma i punti vendita che minimizzano gli imballaggi e con vendita alla spina o comunque con propri contenitori, diciamo, che portano i clienti. E per quanto riguarda il terzo punto, incentivi ai pescatori, coinvolgimento anche della cittadinanza con numeri telefonici, appunto piattaforme ed altro dedicato, in maniera che possano comunque segnalare direttamente e tutto quello che trovano che non va, insomma, ci sia un pronto intervento da parte anche delle autorità
per risolvere. Sì. Grazie. Ah, scusa. Tavolo giallo. Devo andare io. Allora sì, dai. Guarda, io. Sull'eliminazione della plastica avevamo pensato in prima istanza al finanziamento alla ricerca, sia per nuove tecnologie relative a materiali sostitutivi, sia per relativa ai microrganismi in grado di degradare la sostanza, le sostanze plastiche già presenti in mare. La secondo punto, la regolamentazione per l'eliminazione progressiva della plastica dai circuiti del packaging attraverso un intervento del legislatore. Il riconoscimento, come terzo punto, di imprese virtuose che eliminino, riducano la plastica e tutta la filiera della plastica attraverso un'implementazione della green economy. Per quanto riguarda il fishing for litter, il rifiuto marino deve essere inquadrato dal punto di vista legislativo come rifiuto solido urbano. Questo deve essere implementato attraverso la riscrittura della norma per facilitare il coinvolgimento dei pescatori nella raccolta dei rifiuti. Eventualmente, come secondo punto, il reso delle reti attraverso ad esempio l'applicazione dell'Extended Producer Responsibility, cioè implementare dei circuiti di reso anche nel materiale di pesca che è di natura plastica, certo. E quindi l'incentivo a sempre ripulire il mare in primo luogo da chi li utilizza nel ciclo della pesca. Terzo punto, l'eliminazione delle cavassette di polistirolo che sono un veicolo pericolosissimo nell'implementazione. Esatto. L'educazione ambientale, campagna con azione ed eventi con pubblicità a partire dalla televisione, quindi la divulgazione base principe. Attraverso l'educazione nelle scuole, negli stakeholder e attraverso le amministrazioni locali che sono presenti in territorio ad ogni livello. Ad ogni livello. Benissimo, perfetto, grazie. Grazie. Tavolo rosso. Scusi. Eccoci, allora per il primo punto, quello che aveva a che fare con la ricerca, noi abbiamo pensato che fosse intrinseco il fatto di aumentare gli incentivi e così via. Per cui promuovere la ricerca, soprattutto come dicevamo prima, su nuovi materiali che possano sostituire, quindi quello che è l'utilizzo della plastica così ampiamente diffuso, ma anche promuovere la partnership tra ricerca pubblica e ricerca privata, non perché io sia un rappresentante della ricerca privata, ma anche perché comunque è importante che da un lato ci sia una ricerca pura che venga fatta sui microrganismi, sui materiali, ma che ci sia anche un legame poi col mondo della produzione, perché tutte queste conoscenze devono essere poi diffuse nell'economia. E supporto allo startup di impresa, questo per finanziare diciamo, la ricerca anche dei giovani. Per l'educazione ambientale abbiamo pensato due target, giovani e adulti, quindi giovani, campagne di informazione nelle scuole, soprattutto con attività pratiche, chi pulisce la spiaggia si rende conto di dove arrivano poi i rifiuti che utilizza. Mentre per gli adulti potrebbe essere utile ad esempio che in etichetta, oltre a tutte le informazioni su gli elementi che costituiscono un prodotto, anche che fine fa, quindi certo, destino post utilizzo in etichetta, reso obbligatorio. E poi per quanto riguarda il terzo punto, quindi fishing for litter, allora incentivi per i pescatori e va bene, ma soprattutto avvio di tavoli di concertazione per la creazione di questi punti di sbarco, tavoli di concertazione che prevedono autorità, amministrazione locale, autorità portuale, guardia costiera e soprattutto aziende che si occupano dello smaltimento. Ok, bravo, bravo. Bene, a questo punto abbiamo la... tanto grazie. Abbiamo la presentazione della piattaforma, sì, giusto? Allora, minuti, adesso abbiamo poi 5 minuti, poi un minuto per dirvi del... Sì, un minuto, diciamo una cosa di Venezia e poi vi salutiamo. Il questionario l'avete avuto? No, adesso no. Sì. Allora, il questionario io direi di aspettare però di vedere 5 minuti la piattaforma, velocissima, e poi vi diamo il questionario, altrimenti fate tutto il questionario e non sentite la piattaforma. Tu lo sai a memoria, potresti anche presentare. No. Allora, 5 minuti.
Fernando stavolta ti sto. Lei non vuole perché tu sa già tutto. Chi è che ha il questionario? Allora, vai, 5 minuti. Un attimo, 5 minuti di attenzione, poi vi lasciamo questionare e poi vi salutiamo con... Allora, all'interno del progetto Marina è stata creata una piattaforma, come è stato anticipato prima, per diciamo, creare una continuità anche dopo questi eventi, in modo che le persone possano mantenersi in contatto attraverso questa piattaforma, possono creare gruppi. Questa piattaforma è completamente embeddabile, cioè può essere incorporata in altri siti web, semplicemente con questo codice qui sotto, aggiungendo questo codice qui, in altri siti web praticamente compare esattamente quello che voi vedete qui, perché anche sul sito Marina è embeddata la piattaforma, quindi può essere utilizzata da organizzazioni, da associazioni per avviare dei gruppi di discussione all'interno della propria organizzazione. Adesso entro con il mio profilo, vi faccio vedere in maniera estremamente rapida le funzionalità. Per esempio c'è l'evento che abbiamo, ci sono sia gli eventi dei giorni scorsi sia l'evento di oggi, quindi ci sono anche loro che posso andare a vedere ancora, sì, questo qua. Questo qui è l'evento che abbiamo creato proprio in diretta e che sta in streaming adesso sulla piattaforma, cioè, quindi chiunque dall'esterno può collegarsi e vederlo in streaming, e questo filmato che vedete. Diciamo, è possibile aggiungere vari tipi di oggetti in questo contenitore, in cui sostanzialmente posso, adesso come essendo pubblico lo devo portare tra i miei eventi in questo modo, per fare il join per poter essere un attore di questo evento. Però diciamo tra i vari eventi passati, se vado tra i vari eventi passati, per esempio questo è quello di qualche giorno fa in cui ho fatto il join, e io posso aggiungere contenuti a questo stream, a questo evento. Diciamo, quindi se vedo sulla base della discussione che c'è stata che ci sono dei documenti di interesse, posso aggiungere dei documenti, aggiungere dei file di vario genere, posso far partire degli eventi ulteriori, posso aggiungere un video come contributo e così via. In questo modo io posso gestire, diciamo, chiunque può gestire gli eventi che organizza e condividerli a tutti i partecipanti alla piattaforma. Ovviamente ha anche tutta una serie di funzionalità, tutte le funzionalità tipiche di un social network, come la possibilità di gestire una rete di contatti, creare dei gruppi di lavoro, questi per esempio dei gruppi che ho creato, gestire messaggi con la possibilità di rimbalzarli sulla posta elettronica, creare delle informazioni personali che se è possibile condividere con le persone, anche delle funzionalità per creare delle vere e proprie librerie online di documenti. Io per esempio posso andare qui, fare una ricerca usando dei filtri, per esempio, e voglio vedere tutti i documenti in quale è contenuto il mio nome, faccio una ricerca e fa una ricerca full text su tutti i documenti che vengono collezionati all'interno. Posso fare il download del file, questo è ovviamente un flyer del progetto Marina, in cui ovviamente sì. Abbiamo quasi
sì. Il tempo, devi dire l'ultima sì. Cosa, descriversi. Ma sì, descriversi, espressione, tutti gli elementi. E ovviamente diciamo una dei contenuti che troverete all'interno della piattaforma sono le best practices di tutti gli MML workshop, ma anche se ovviamente voi aggiungete informazioni, le informazioni riguardanti diciamo le vostre attività, quindi le attività che potete condividere con tutte con tutta la comunità abbiamo intenzione di creare. La piattaforma è stata in fase di avvio, perché ovviamente il progetto in fase di avvio è partito sette mesi e mezzo fa, durerà 3 anni, quindi in questi 2 anni e mezzo ulteriori svilupperemo ulteriori funzionalità sulla piattaforma, e l'obiettivo è quello di creare veramente una larga comunità di utenti per condividere questi momenti creativi, diciamo, in cui l'ultima cosa, l'ultima cosa, avete visto lo schema che Fernando mi ha fatto vedere prima, dove praticamente noi stiamo organizzando questi workshop a livello locale. Questa stessa tecnica e metodologia è sviluppata anche da tutti gli altri partner, quindi l'ha già fatta Cipro, la Francia, la stanno facendo in Turchia, la devono fare in Spagna e in Portogallo. L'idea è che ovviamente raccogliendo poi anche i feedback di questi workshop che sono a livello di stakeholder nazionali e locali, i feedback verranno poi in qualche modo tradotti e riportati quindi a un livello superiore su dei workshop internazionali. Il 4 aprile ci sarà il primo workshop internazionale che verrà organizzato da noi a Venezia. Essendo un workshop internazionale, la lingua inglese è ovviamente la lingua di base e quindi noi vorremmo, diciamo, l'organizzazione fare in modo tale sì che da ogni MML workshop, quindi da Cipro, da noi, dall'Italia, dalla Spagna, possano essere in qualche modo precettati 2 persone per farle venire a Venezia e contribuire anche al workshop internazionale a Venezia. Si userà un altro metodo però. Si utilizzerà un altro metodo rispetto a questo, però significa il dialogo democratico, un'altra cosa fatta, però c'è un facilitatore cipriota bravissimo. Sì, che aiuterà ovviamente le persone anche in quel caso a tirar fuori chiamiamole così, le idee principali e la raccomandation. Quindi quello che vi chiediamo è se qualcuno di voi se la sente, perché magari con l'inglese c'è, può il 4 di aprile a Venezia ci può dare il suo nominativo, noi lo segniamo e poi dato avremo poi ovviamente la possibilità di richiamarvi e la possibilità di scegliere quindi 2 persone da portare anche a Venezia. Sarete spesati dal progetto. Dal progetto, quindi diciamo che se c'è qualcuno che pensa che possa essere interessato a partecipare ce lo segnala. Però bisogna parlare di capire e parlare di adesso il questionario. Un minuto per completarlo. Grazie. Dare modo alla voce, dare la possibilità a tutti di far sentire la propria opinione, la propria esperienza, quindi attraverso una piattaforma di condivisione. Diciamo qui è rappresentato un po' tutto il processo, cioè quindi ci sono innanzitutto questi meeting a livello dei meeting nazionali che sono questi, poi ci sono dei meeting internazionali, quindi MML, di mobilizzazione di talenti internazionali, poi ci sarà un workshop internazionale con i policy maker per riportare i policy maker diciamo l'esito di tutto questo lavoro, un nuovo round di meeting nazionali, un nuovo round di meeting internazionali, 2 meeting con i policy makers e una conferenza a livello internazionale a Bruxelles alla conclusione del progetto, cioè nel 2019. Fernando, dobbiamo chiudere. Ok. Vai. L'ultima cosa, ti invito a registrarvi sulla piattaforma e contribuire con le vostre idee.
Allora, innanzitutto è arrivata anche Cristina, quindi come gli altri, nome, cognome e ente di appartenenza. Cristina Sanna Ispra. Esatto. E te, è il terzo giorno che è qui con noi, quindi domani hai altre prese di resuscitare, per il terzo giorno. Un premio. Io che faccia qui devo stare. E qua sarò. Però non adesso territorio perché se no io sarei più portata ad andare verso la gente, questo da fastidio, non rimuovere. Allora, questi figli niente, più rubare, non fare danni. Allora, adesso io vi spiegherò quello che voi farete oggi. Allora, perché sei qui? Innanzitutto vi ringraziamo perché il cittadino che sceglie oggi di essere qui con noi è un cittadino che è responsabile e crede quindi nella ricerca e nell'innovazione responsabile. Questa fantastica sigla RRI vuol dire appunto questo, ricerca e innovazione responsabile. Cosa facciamo insieme? Voi siete seduti a un tavolo dove vi abbiamo preparato caffè, tè e biscotti, ma al di là di quello è un'occasione ovviamente piacevole, speriamo, di confronto e di scambio di idee. Il tema di oggi è un tema specifico ed è il tema appunto dei rifiuti marini, come già vi è stato detto. Quello che è importante è dove finiranno i risultati del lavoro di oggi. Innanzitutto saranno raccolti dai ricercatori, saranno rielaborati, perché spesso io dico le idee che voi oggi esprimete vengono prese e mandate in Europa. Sì, non è che proprio le mandiamo così. Ci sarà tutto uno staff di ricercatori che lavoreranno su queste idee e che quindi vedranno come sarà possibile trasformarle in azioni, in un piano di azione operativo. Passaggio che faremo anche oggi e vi dirò dopo come. Saranno condivisi con i decisori politici a livello europeo e internazionale, saranno inserite queste idee nella piattaforma del progetto, la piattaforma marina. E non saranno inserite una volta per sempre morta lì, no! Sarà sempre possibile poi da parte vostra andare a implementare, quindi non solo, come poi vi diremo, promuovere la piattaforma, invitare anche colleghi, professionisti a interagire, ma anche voi potrete andare a integrare, ampliare quelle che saranno le idee emerse oggi. E poi tutti a Bruxelles nel 2019 saranno presentati i risultati di questi lavori che noi facciamo qua in Italia, ma contemporaneamente vengono fatti in tutti i paesi europei che partecipano al progetto, a Bruxelles nel 2019. E questa conferenza è particolarmente importante perché due dei partecipanti a questi workshop, che parlino fluidamente inglese, potranno essere, se vorranno, partecipare a questa conferenza di Bruxelles. Benvenuti! Grazie! Chi siete? Cosa portate? Dite! Allora, poi vi facciamo presentare. Il tema di oggi è i rifiuti marini. Ora, questa slide di fronte a voi, che siete gli esperti, è quasi inutile, ma lo faccio proprio per... Negli ultimi decenni il mare, ovviamente sappiamo che è la più grande discarica dei rifiuti prodotti dall'uomo, rifiuti di vari tipi, che vengono gettati nel mare perché pensiamo che il mare, in fondo, accoglie tutto, quindi buttiamo là e non si vede più niente. Il costo ecologico ed economico di questo comportamento è ormai ingente e richiede azioni immediate. Non mi dilungo perché ho sentito prima da dove venite e siete esperti, quindi taccio. Ora, per orientarvi oggi nel lavoro, allora voi siete seduti a un tavolo. In questo tavolo ci sono due fogli e due pennarelli. Cosa succederà? Noi per orientarvi abbiamo pensato di formulare una domanda, che è questa. Quali azioni sono necessarie per prevenire e ridurre la presenza di rifiuti in mare e i loro effetti ambientali? Quindi prevenire e ridurre. Cosa potresti fare tu? Tu come appartenente all'ente, all'associazione per cui lavori, ma anche tu come cittadino. E qui alla vostra destra vedete una lista di quelli che sono i principi della RRI, della ricerca e innovazione responsabile. Perché li abbiamo messi qui? Perché devono un po', diciamo così, essere il filo d'Arianna della vostra risposta, che deve ispirarsi a questi principi.
Il primo è la partecipazione attiva e informata dei cittadini, quello che voi state facendo in diretta, il coinvolgimento di entrambi i generi, quindi uomini e donne, qui siete distribuite quasi in pari numero, l'educazione scientifica, mi rivolgo ai fantastici liceali del Nomentano, quindi vale a dire rendere appetibile gli studi scientifici, sappiamo che c'è sempre un gap, no? In questo campo. Prima abbiamo detto, chi è che di voi vuole fare ricercatore? Mutismo. Chi è che di voi vuole venire quest'estate in barca a monitorare i pesci? Io! Comportamento responsabile di scienziati e innovatori, quindi il cittadino ha anche un po' la funzione di monitorare, perché tanto spesso io quando vado al bar e dico che fai la ricercatrice, che ricerchi? Nel senso che spetta a noi ricercatori comunicare meglio con il cittadino, far capire qual è il nostro impegno, e il cittadino farci un po' da pungolo, così come analisti, professionisti, e fare sì che la ricerca sia responsabile e che sia utile. Accesso libero e semplice alla conoscenza scientifica e all'innovazione tecnologica, in tal senso anche la piattaforma marina, puoi accedere e deve essere usabile facilmente. Scienza e innovazione a supporto della decisione politica. Quindi politici ci siamo anche noi. Tutto chiaro? Questa domanda la lasceremo qua in diretta per voi, così voi direte che cosa devo fare. Ovviamente avrete 15 minuti, ci saranno tre sessioni, e avrete 15 minuti per tirare fuori le vostre idee. Queste idee, quello che vi suggerisco, anzi vi obbligo, devono essere il più possibile delle azioni concrete, quindi non delle idee, sì, anche delle idee, ma non delle suggestioni, delle macro idee generali, il più possibile azioni già orientate verso l'azione. Tant'è vero che avrete 15 minuti e lavorerà il primo tavolo, poi vi saranno portati dei bigliettini, ci sarà un'estrazione e vi sposterete, quindi alcuni di voi dal tavolo A migreranno verso il tavolo C e via dicendo. Rimarrà al tavolo una persona che non estrarrà alcun biglietto e avrà il compito di illustrare ai nuovi venuti quello che il primo gruppo ha scritto, realizzato, concretizzato. Tutto chiaro? Quindi, tre sessioni di 15 minuti. La terza è di 10 minuti. Tre sessioni, l'ultima di 10. Poi ci saranno delle... Poi il portavoce di ogni tavolo farà un breve riassunto di quelle che sono le idee emerse e poi noi appenderemo tutte le idee lì con i cartelloni e vi saranno dati dei simpatici bollini con i quali voi andrete a votare. Tra tutte le idee emerse, che ci tengo a sottolineare, tutte quante, davvero tutte quante, saranno oggetto di lettura, studio, rielaborazione tecnica, scientifica da parte dei ricercatori e confluiranno quindi sia nella piattaforma sia in tutti i documenti e nella reportistica che sarà preparata, estrarremo le 5 idee che hanno ottenuto più voti. Di queste 5, su 3 focalizzeremo la nostra attenzione. Quindi le 3 idee su cui sarà focalizzata l'attenzione vi saranno comunicate e ogni tavolo avrà un ulteriore foglio e per ogni idea, dico per ogni idea, dovrà tirare fuori 3 azioni concrete. Questa è l'idea, come posso, come realizzarla attraverso 3 azioni. Questa è la seconda, altre 3 azioni, questa è la terza, altre 3 azioni. Quindi in totale 9 azioni. Claro? Lo ripetete, vero? Claro, sì, vi ripeteremo. Io vi ripeterò tutto, sono come il filo del tenuto. Quando uno non è, oppure tutti i colleghi qui che sono a disposizione. Ormai siamo al terzo giorno e lo sanno. Per facilitarsi. Esatto. Scusate, semplice. Allora, per fare un esempio, abbiamo messo una buona pratica. Quindi a Chioggia, uno dei principali porti pescherecci italiani, ovviamente c'era il problema dei rifiuti che era molto sentito dai pescatori ed è stato creato questo progetto, dove Francesca tu poi sei anche coinvolta, no? Quindi, questo progetto che si chiama The Fish Gear ha permesso di quantificare con l'aiuto dei pescatori la quantità di rifiuti. Ha avviato un progetto pilota nel quale ben 7 imbarcazioni, quindi Nomentano, pronti,
di pesca hanno raccolto in pochi mesi ben 22 tonnellate di rifiuti pescati in mare. In più questo progetto ha fatto da stimolo alle amministrazioni locali, sono stati, diciamo così, trovati dei finanziamenti sia locali che regionali per predisporre un sistema di raccolta e di trattamento di questi rifiuti marini. Quindi questo è un esempio di azione concreta che è stata fatta. Ora, alcune indicazioni pratiche su come lavorare, potrei dire, con passione e divertimento. È un brainstorming, quindi libere idee, cervello che va, è importante che nel tavolo parlino tutti, perché qua poi a un certo momento arriva il capoccia e quindi c'è sempre qualche persona che prende la parola e gli altri tutti no, no. Allora, parlano tutti a turno, se parliamo tutti, di più sono le idee. Non perdete di vista l'obiettivo, cioè quello di dare idee, ma con un taglio concreto. Il passo dall'idea all'azione deve essere quasi nullo. E poi sentitevi parte del progetto Marina, perché ormai siete incastrati e quindi qui, e poi tramite la piattaforma, e poi tramite noi che vi scriveremo, vi telefoneremo a casa, eccetera, eccetera, sì. Non ci sarà più speranza. A questo punto torno a questa slide, penso di aver detto tutto, vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e partiamo con la prima, siamo a posto? E partiamo con la prima. Primi 15 minuti. I tavoli sono messi bene. Avete domande prima di cominciare? No. Io vi farò un segno quando mancano 5 minuti, così li potete regolare e buttare giù le ultime cose. Esatto. Ok? Allora, adesso facciamo il tavolo. Avrà un suo portavoce o una sua portavoce. E in 3 minuti, e al secondo minuto Francesca suonerà la campanella, ci fa una sintesi delle principali idee emerse. Quindi partiamo dal tavolo rosso. Silenzio. Allora vi prego di stare. Posso rimanere qua? Sì, meglio. Allora, andando in ordine, io chiaramente a questo punto devo fare una sintesi dei 3 momenti, dei 3 tavoli, anche se io ho partecipato dal secondo in poi. E mi sembra che quello che emerge da tutti è questo discorso di migliorare la raccolta differenziata a terra. E riciclo non solo, raccolta differenziata e riciclo non solo nei comuni costieri ma dappertutto, perché questo è importante. E un altro punto fondamentale anche in questo caso è l'educazione ambientale, l'informazione, la sensibilizzazione a tutti i livelli, nelle scuole, tra gli operatori dei settori interessati, quindi marittimi, pescatori. E quello che emerge anche gli stabilimenti balneari, che ovviamente in Italia hanno un ruolo importante, visto che per 4 mesi gestiscono gli arenili. Addirittura c'è l'idea di una concessione, cioè di vincolare il rilascio della concessione balneare alla formazione ambientale, all'educazione ambientale e un rilascio di certificazione a tutti gli operatori che sono così ben organizzati. E poi l'altra cosa importante, questa l'abbiamo detta, e poi un'altra cosa che è emersa è gli impianti di depurazione, cioè gli impianti di depurazione sono allo stesso modo molto importanti, quindi fare in modo che tutti i comuni, anche il più piccolo, abbia il proprio depuratore, che i depuratori siano efficienti, ben dimensionati. E vabbè, quindi abbiamo scritto pure adeguati per le plastiche, ma non ho capito perché, come, cioè come adeguati per le plastiche, non me lo ricordo. Ah, a proposito dei pennarelli. Sì, però insomma. Marina, no, invece no, sempre ritornando agli stabilimenti balneari, era pure che questa molto carina, il discorso del vuoto a rendere, ritornare al sistema premiante, no? Che porta indietro. Allora, ridurre la plastica. Anche la lattina tutto sommato va bene perché poi viene riciclata, quindi raccolta differenziata sulle spiagge, questo è sicuro, e con il vuoto a rendere negli stabilimenti balneari.
La certificazione ambientale per gli operatori del settore, noi abbiamo fatto l'esempio della Costa Crociere che sono certificati, quindi tutta tutto il discorso dei rifiuti viene gestito in maniera sostenibile. E poi questo discorso di un maggior scambio di informazione tra i vari stakeholder, questo è sempre, fa parte sempre di un percorso virtuoso che a partire dalla ricerca, a partire da chi fa i controlli, l'informazione e la legislazione, cioè chi fa le leggi deve stare in contatto quindi con la ricerca. Un'altra cosa era quella di sostituire la plastica con materiali biocompostabili, non biodegradabili ma biocompostabili, e poi qua avevano scritto palloncini plastica eliminare, ma a me non mi trovo in campo, palloncini plastica magari utilizziamoli con attenzione, però non li utilizziamo. Se vedi le fotografie di ritornano tutti giù. Ho capito. Bene, allora niente. Adesso andiamo con il tavolo arancio. Vieni, vieni. Se no venite qui e scrivete qua da me. Viene qui. Cristiano. No, te lo reggo io, perché okay. Devi leggere i... Guarda, addirittura due. Wow. Allora. Hai 3 minuti. Allora, dai, questo sì. Basta? In sostanza inizio dalla fine, dal studiare, approfondire e incentivare le biotecnologie con materiale che possa sostituire la plastica. Dobbiamo avere il coraggio di arrivare al cuore del problema. La plastica è un problema e quindi mettere a sistema questo sistema, eliminare la plastica, quindi punto di partenza, quindi come idea, studiare, approfondire e incentivare le biotecnologie con materiale che possa sostituire la plastica e sviluppare la ricerca sui microorganismi che mangiano la plastica per quella che sta nei fondali. Quindi mettere a sistema questi 3 aspetti per arrivare a un prodotto veramente ecologico, questo è fondamentale, quindi sostituire la plastica, cioè fra pochissimi anni, incentivando fiscalmente l'industria petrolchimica a cambiare radicalmente, questa è la cosa fondamentale. Poi per quanto riguarda la sensibilizzazione è fondamentale, noi che ho fatto campagne di sensibilizzazione, noi facciamo solamente una volta l'anno, però è una goccia nel deserto, no? Invece bisogna entrare nelle scuole e rendere obbligatorio l'educazione ambientale proprio come materia. Quindi campagne social, campagne di prevenzione dei rifiuti in mancanza. E poi il discorso dei depuratori. I depuratori comunque sia vengono gestiti da almeno per quanto riguarda il Lazio, dall'ACEA, e quindi arrivare un po' a parlare con loro per fargli capire l'importanza della gestione dei depuratori. Da noi succede che quando piove si aprono i depuratori perché c'è un problema strutturato legato alla raccolta delle acque piovane. Quindi e bypassano. Quindi, e poi alla fine non si riesce, la Guardia Costiera non riesce poi a andare a controllare, però questo non dobbiamo fare i poliziotti, dobbiamo fargli capire che anche loro poi vanno in spiaggia, no? Quindi capire che comunque sia il problema è di tutti, ridurre gli imballaggi di plastica, scusate ma io non conosco questo termine, lobbying, è rimasto un minuto? Sì. Lobbying, fare lobby. Ok, appunto, creare dei punti di raccolta e conferimento dei rifiuti a mare e portuale, fondamentale che comunque sia i pescatori vengano sensibilizzati appunto a una raccolta dei rifiuti. Io che sto spesso sulla spiaggia, le reti sono quelle che io trovo spesso pieno di tutto, comunque sia che, quindi loro comunque sia non hanno ancora capito che si stanno autodistruggendo il proprio lavoro. Quindi revisione della normativa sui rifiuti a mare, che penso è stato anche dato da un altro tavolo, è importante, va assimilato a rifiuto solido urbano perché oggi non è così, ed incrementare la raccolta differenziata porta a porta, incentivi e sgravi verso i pescatori, avvio di nuove filiere per riciclo marine litter,
insomma è un sistema ecocircolare. Grazie, perfetto, c'è il tempo. Allora il tavolo verde. Siamo al verde, portavoce. Penso che sì. Ah no, è lui il tavolo verde? Sbagliato tavolo, no? Lui è all'arancio. Prego. Penso che parlerò io. Vieni. Perché sono rimasta. Il tuo nome? Sempre qui. Oddio. Ah, niente trasloco. Non mi sono mossa. Devo venire lì? Sì, sì. No, beh, se c'è. Può anche rimanere lì. Oppure, vabbè, vuoi aspetta che. Non volevo fare differenza, volevo. Allora, anche questo devo appoggiare. Aspetta che ti metto anche questo dell'ISPRA. Oh mamma mia. ISPRA streaming. Allora, con i vari colleghi che si sono alternati a questo tavolo abbiamo separato le due problematiche, così come da voi indicato, in prevenzione e riduzione dei rifiuti in mare. Per quanto riguarda le azioni legate alla prevenzione, sono state identificate, come qualcuno ha già praticamente indicato, quindi magari mi ripeterò, però appunto il ruolo fondamentale dell'educazione scuola è anche, diciamo, successiva alla scuola. Quindi continuare a fare delle campagne di informazione anche nelle fasi successive, un ruolo fondamentale della comunicazione, quindi anche della pubblicità, eccetera, quindi laddove arriva nelle case un messaggio che appunto certi imballaggi, certe sostanze possono essere, devono essere sostituite, cambiate, probabilmente qualcosa cambierà. Quindi anche noi avevamo ripreso quest'idea del vuoto a rendere, magari anche appunto come ricordavo anch'io da ragazzina facevamo, però raccoglievamo il cartone, lo andavamo a pesare e ci davano qualche soldino, ci dava qualche soldino, quindi potrebbe essere anche questo un nuovo incentivo. E ovviamente il ruolo della ricerca sia per quanto riguarda noi materiali che possono essere biodegradabili, biocompostabili, come diceva giustamente Carla, sugli impianti di produzione, quindi per renderli più efficaci e più efficienti, anche per trattenere quelli che sono i materiali diciamo non quelli invisibili, quelli che non i nuovi contaminanti emergenti, quindi parlo dei medicinali, diciamo tutti quelli sono i prodotti di degradazione dei medicinali, i nanomateriali e così via. E poi chiaramente il ruolo appunto della conoscenza e della consapevolezza per tutti quelli che sono gli addetti ai lavori, quindi tutta la filiera, a partire anche da quelli che ci lavorano, ma anche appunto ai consumatori, fino a finire appunto nella casa, nella mamma, il bambino, quindi ritorniamo alla scuola, quindi circolare, e anche il ruolo del controllo. Il controllo non soltanto delle azioni che vengono effettuate, quindi da un punto di vista scientifico, ma un controllo proprio anche diciamo della polizia, no? C'era qualcuno prima che diceva noi non siamo poliziotti, e invece secondo me è importante che anche le forze dell'ordine, tutti coloro che ci siano delle leggi chiare, una certezza di quelli che sono, come dire, sono praticamente sì, quelli che possono essere i problemi e le sanzioni a cui si incorre nel momento in cui praticamente si viola qualche legge. Per quanto riguarda le azioni di riduzione, una corretta gestione dei rifiuti, quindi un riciclo e quindi un riuso di tutti quelli che possono essere gli imballaggi, quindi potenziare questo tipo di azioni e di ricerca, una rimozione di tutte quelle che sono i rifiuti spiaggiati, ma in una visione integrata che non sia locale ma che sia diciamo almeno a livello di regione, ecco, almeno se non addirittura a livello nazionale, e anche potenziare e studiare dei sistemi innovativi ed efficienti di raccolta in mare dei rifiuti, magari anche con degli incentivi ai pescatori per la raccolta dei rifiuti e non sanzionarli ma incentivarli. Quindi diciamo in conclusione dovrebbe esserci una visione integrata della sicurezza nel territorio mare, quindi che tenga conto di tutti i vari aspetti, e per condividere i risultati attuali, i risultati sono stati già presi, messi in evidenza all'estero per poterli applicare anche in Italia. Grazie. Complesso. Anche il tavolo giallo, giusto? Sì. Tavolo giallo. Sì, sì. Mettiamo il microfono. Allora, in questo tavolo sono stati, tu aiutami se mi dimentico qualcosa, sono stati evidenziati prima che noi arrivassimo le fonti, diciamo, da dove proveniva il rifiuto, quindi è stato sottolineato come la prevenzione della contaminazione dei fiumi sia importante, e si può distinguere tra quella liquida dovuta ad un'efficace depurazione e da quella, vabbè, accidentale. Questa componente liquida dovuta ad una mancata o inefficace depurazione è stato più volte sottolineato anche negli altri tavoli,
come debba sia importante che venga in qualche modo risolta, e quindi trovare degli strumenti innovativi anche attraverso le biotecnologie per filtrare meglio il rifiuto inquinato, cioè l'acqua inquinata, che è lo scarico insomma urbano. E l'eliminazione, penso attraverso strumenti sanzionatori, degli scarichi impropri o illegali. Dopodiché è stato individuato come il Fishing for Litter un'importante proposta per ridurre la plastica in mare e coinvolgere i pescatori, che sono anche dei fonti di inquinamento, insomma non sono solo dei possibili e potenziali pulitori del mare. Servono però delle strutture di raccolta nei porti che non ci sono, e dei finanziamenti, cioè i pescatori devono essere coinvolti in qualche maniera con degli incentivi economici, perché altrimenti non è difficile, non è possibile, anche attraverso una formula che potrebbe essere il reso per le reti, cioè se loro portano hanno degli sconti nel comprare nuove reti da pesca. Dopodiché questo è tutto possibile solamente se i rifiuti marini non vengono classificati come rifiuto speciale, e questa cosa va risolta dal punto di vista normativo. Vanno anche ridotti i materiali plastici e quindi sviluppata la produzione di materiali alternativi, e incentivate le compagnie, le società che sviluppano nuovi materiali alternativi alla plastica. Vanno anche responsabilizzato tutto il mondo industriale che usa e produce plastica, sia con lobbying che con i vari modi di anche campagne di informazione. Gli stabilimenti balneari devono essere con la raccolta differenziata. Bisogna applicare una pulizia delle spiagge sistematica anche degli arenini pubblici, non solo per gli stabilimenti dati in gestione a privati, coinvolgendo associazioni e stakeholder. Si è parlato anche di depuratori mobili per lo smaltimento dei rifiuti in mare, quindi studio dell'esistente, cioè e verifica e confronto dei risultati di quello che esiste. Un miglioramento, le ultime due cose, miglioramento gestione del riciclo dei rifiuti solidi urbani, e comunque la sensibilizzazione deve avvenire a tutti i livelli, anche a quello dei turisti e delle strutture ricettive. Questo va 10 minuti, sì. Allora adesso votiamo. Bisogna anche votare, cioè ci auto con i bollini. Con i bollini vai a votare dei bollini, e loro in quel modo individuano la proposta. È apposta, questo vuol dire che alla fine ci auto. Io però lasso stati proprio sistematici. Adesso vi chiamo, stati proprio massivi. Vi chiamo dei pennarelli. Tavolo A. Intanto abbiamo cominciato. Dei pennarelli, sì. Fate abbiamo cominciato le pennarelli. Noi abbiamo fatto tutti i tavoli insieme, casualmente. Perché tu sei partita da lì? No? No, ah, sono partita da là, ho fatto A, B e C. No, io non c'ero. Io ero C, B, C. Allora. Adesso qui abbiamo attaccato i vostri cartelloni con i vostri lavori, con le vostre idee. A questo punto voi vi alzerete, muovendovi insomma in questi spazi, mangiando un pasticcino e bevendo pure un caffè, e voterete. Che cosa? Leggendo l'idea che vi piace di più. Quindi fate un cerchietto, un pallino, accanto all'idea che vi piace di più. Una sola. Okay. Non cinque. No. Come? Cinque. Possiamo votarne cinque? Scusate, cinque idee. L'importante è avere poche idee ma ben confuse, di Trappagliano. Quindi al terzo giorno, allora, cinque idee. Quindi ognuno di voi vota cinque idee. Quindi mette cinque pallini. Allora, vediamo come il popolo ha votato. Quando vi siete seduti, io leggo, posso fare senza microfono? Sì. Allora, adesso io leggo le cinque idee più votate, ribadendo che tutte poi saranno comunque, concluiranno nella piattaforma e anche nella reportistica.
Allora, la prima idea che è stata notata, la prima classificata è questa: eliminare la plastica, studiare ed approfondire, incentivare le biotecnologie con materiale che possa sostituire la plastica, sviluppare la ricerca sui microorganismi che mangiano la plastica. Quindi segnatevi questa prima idea, perché ma sta scrivendo sul monitor, no? Niente, cioè qua in tempo reale, quindi eliminare la plastica, studiare, approfondire, incentivare biotecnologie, insomma la plastica via, sviluppare la ricerca sui microorganismi che se la mangiano la plastica, bene. Poi andiamo alla seconda classificata, che è questa: educazione ambientale più educazione al consumo. Quindi poi abbiamo la terza, che è qui: Fishing for Litter, quindi coinvolgimento economico, certificazione dei rifiuti marini, servono strutture di raccolta nei porti. Queste sono le tre, per ognuna di queste tre azioni. Con la freccia continua. Ah, la freccia continua? Da sopra. Sopra, scusate, questione, meno male. Questione normativa, rifiuti speciali, costi. Continua ancora. Continua. Passaggio. No, vabbè, no, questo è il pensiero. Passaggio ai rifiuti soliti urbani, praticamente. Ma anche l'altro. Poi andiamo alla numero 4, esatto, che è qui. Revisione normativa rifiuti a mare, va assimilato RSU. Rifiuti solito urbano, che è quello. Bravi, vedo che siete preparati. Rifiuti solito urbano, e poi è la quarta. Poi abbiamo la quinta, che è questa: sensibilizzazione e informazione del cittadino sullo smaltimento rifiuti e sulla conseguenza delle scelte nell'acquisto di beni, fibre tessili, cosmetici, saponi, detergenti, impianti di depurazione. No, basta, finito. Come, così, queste sono le prime 5. Allora ripeto, ma ve le stanno scrivendo, però le ripeto. Ho scritto solo le prime 3, che sono quelle su cui dovete poi scrivere le azioni. Esatto. Le altre 5 le troverete poi tutte sulla piattaforma. Esatto, quindi la prima, ve la ricordate, eliminare la plastica, quindi darsi da fare con la ricerca per eliminare biotecnologie da plastica e anche lavorare su microorganismi che la mangiano. La seconda era educazione ambientale più educazione al consumo. E la terza era il Fishing for Litter con varie frecce, quindi coinvolgimento economico, strutture di raccolta nei porti, certificazione dei rifiuti marini, eccetera, eccetera. Quindi adesso noi vi daremo i fogli, già ce l'avete, 10 minuti per ogni idea, 3 azioni. Quindi scrivete 1, 3 azioni, 2, 3 azioni. Ma in quali tavoli? I tavoli quelli dove vi trovate, professionali, esperti. Sì, lo so, però iniziamo la tua. Vediamo.